casa presto. Ma voglio raccontare un altro episodio. Un libro, scritto il libro. Noi facevamo, io facevo, ero staffetta, poi tutto fare del resto, e una delle cose che facevo sotto copertura era lavoro nelle carceri di Novara. C'era un patronato delle carceri, ne faceva parte una signora che chiamavo zia, suo marito era in campo di concentramento con mio papà in Germania, e andavamo nelle carceri, naturalmente con i detenuti politici. Ho conosciuto tutta la malavita della mia città, allora mi ricordo benissimo, e mi ha detto a uno, ha bisogno di qualche cosa, e lui ha detto orgogliosamente, siamo dentro tutti, come sarebbe, ho bisogno di qualche cosa, siamo una famiglia mala, della mala e dentro tutta, appunto. Quindi ho imparato anche queste forme, diciamo, di lealismo della mala, questa moralità di un certo tipo di mala, insomma, che per esempio non tollerava quelli che facevano del male ai bambini. Questo era classico tra di loro. Bene, il direttore delle carceri ci lasciava anche visitare i prigionieri politici. Ne ho visto uno torturato che piangeva terribilmente, era un pittore novarese, gli avevano spaccato le dita a martellate, e piangeva perché diceva mi hanno cavato di bocca i nomi, e si vergognava di questo. E noi gli dicevamo, guarda che la resistenza non ti chiede di farti squartare, di resistere finché puoi e poi di dire anche i nomi. E anche questa è una cosa importante, perché anche persino in queste condizioni la vita era meglio, era più considerata. Tu cerca di resistere a lungo, perché se manchi a un appuntamento si sa già che vuol dire che sei bruciato e scappano quelli che dovevano parlare con te. Quindi c'era questo modo di... Comunque, noi organizzavamo anche qualche evasione dal carcere. E come facevamo? Allora, qualche medico faceva un certificato medico falso per qualche carcerato, e chi faceva questo certificato medico era a Novara, soprattutto il Furnara, un grande pediatra socialista, ma non lo sapevamo, che era il figlio del Furnaron e il fratello del Furnarin. Il Furnaron era un tisiologo liberale, il figlio era un pediatra socialista, e per Furnarin, il fratello minore, era il dottor di poveri, il medico dei poveri, che si scoprì dopo che era comunista. Quindi c'è una genealogia delle forze, diciamo, democratiche del nostro paese, della famiglia Furnara. E il Furnara faceva questo certificato, il detenuto o la detenuta andava in ospedale, e immaginate dove veniva messo a dormire la sera prima o due, qualche sera prima di evadere: negli alloggi delle suore dell'ospedale. I fascisti per fortuna hanno mai immaginato una roba di questo genere, perché un detenuto politico della resistenza era sicuramente un sovversivo, un diavolo, uno a metterlo a dormire negli alloggi delle suore dell'ospedale, quando mai? Così la staffetta, per esempio io o un'altra, poteva andare dalla porta dietro dell'ospedale, dove non c'erano le guardie, e da una porticina secondaria veniva fuori la persona. Io avevo la mia bicicletta e un'altra per il manubrio, e montavamo in sella e via verso la Svizzera, da Novara si va in Canton Ticino, insomma. Allora, non è che uno o una che è stato in galera due o tre mesi poi monta in bicicletta e fa via, come forse Copio Bartali, che erano quelli del mio tempo, scusate, un po' di storia di ciclismo la sapete comunque. Allora, quando ci mettevamo in sella non sapevamo fino a quando l'ex detenuto o detenuta resisteva, perché i crampi potevano venire dopo 5 km o 15 o 20, e non avevamo delle poste per nasconderci. Allora, in qualunque casa contadina noi ci chiedessero di entrare, i contadini, come se avessero letto il manuale del prefetto Guerrigliero, ci dicevano: non sappiamo neanche chi siete, non vogliamo neanche saperlo, andate nella stalla o nel fienile, quando vi siete riposati ripartite. Dice: buon cuore contadino. Quando mai? I contadini non hanno particolarmente buon cuore, e quando sono anni di miseria nemmeno grande generosità. Non facciamo finta che siano tutti l'Arcadia, no? I pastorelli dell'Arcadia. Eppure sapevano cosa facevano, sapevano, perché su tutti i muri delle città c'era il diktat di Kesselring, che diceva che chi aiuta un bandito, così ci chiamavano, o un prigioniero scappato o qualcuno, veniva fucilato.
chi lo denunciava prendeva 5.000 lire e 5 kg di sale. Guarda che 5 kg di sale erano quasi più che 5.000 lire, perché mancava anche il sale e quindi non si poteva quasi mangiare.